se noi guardiamo la mappa del globo, vediamo che ci sono dei fuochi che scoppiano e che continuano a moltiplicarsi. E questo fa sorgere la domanda: come mai siamo arrivati a questa situazione di crisi? Perché le istituzioni internazionali non riescono o non sono riuscite a prevenire questa violenza, questo massiccio flusso di sradicati, richiedenti asilo, gente che cerca altrove la sopravvivenza. E poi al di sotto, alla radice di questa situazione molto visibile, c'è, mi sembra, una filosofia, c'è un modo di essere che porta a questa conclusione, a questi fallimenti di una gestione della comunità umana, ed è l'individualismo assoluto quasi, che si è imposto attraverso un cammino della nostra cultura pubblica dagli anni 68 in avanti e che ha corroso dal di dentro il senso della relazione con l'altro, il senso di comunità. Eccellenza, lei che cosa propone per ripartire oggi? La proposta più semplice è quella del Vangelo, di scoprire la fraternità. Perché se accettiamo che siamo fatti e che diventiamo persone perché ci relazioniamo con gli altri, perché abbiamo questa dimensione insita nel cuore che ci apre verso non solo gli altri ma anche verso l'altro che sta sopra di noi, allora abbiamo la capacità di prendere in considerazione le esigenze di altri paesi, di altre persone, quindi a livello sia personale, individuale, che a livello di relazioni tra stati, e in questa maniera ci prepariamo a dare una risposta costruttiva, una vera solidarietà.